Ripassiamo un attimino Matilda, secondo le ultime cose dette durante l'ultima lezione. Allora, vi ho detto prima, iniziando la lezione, come scaldarci. Voi non dimenticate mai le prime cose fatte, pollice, cercate di suonare sempre verso questa parte della tastiera, il pollice sbatte un pochettino sopra. Questo effetto, non vi preoccupate, va benissimo. La stessa cosa con l'indice. Dove c'è un po' di unghia, e anche questo va bene ritmicamente, un po' più squillante di fare questi su e giù. Ci troviamo a fare questo un po' più veloce, è più pratico usare un dito solo, l'indice. Non andate forte sulla tastiera, l'importante è proprio passare sopra le corde, è leggero, poi l'intensità del più forte o più piano la decido io, ma è leggero, l'importante è avere la mano non rigida, ok? E passare sopra le corde. Ed anche a dito fermo, insomma, con un minimo movimento. Sto passando su tutte le corde, non mi soffermo più su una o l'altra, ok? Scaldatevi un po' facendo questo, col pin giù, man mano aumentate la velocità, ok? Ora, per quanto riguarda Matilda, gli accordi. Una battuta re maggiore, ricordo, è fatto da secondo tasto della quarta corda, secondo tasto della terza e secondo tasto della seconda corda. Potete prenderlo usando indice, medio e anulare. Con un dito solo, ma comunque la prima corda deve suonare a vuoto, che non deve essere premuta. Poi abbiamo il re settima, consiglio il barè sul secondo e il medio sul terzo tasto della prima corda, perché l'abbiamo visto, il sol maggiore, qui un nuovo accordo, il la bemolle diminuito. Vi ricordate, abbiamo studiato per Hello My Baby il do diminuito. Esattamente sopra costruiamo un solo. Ecco, questa posizione che parte, diciamo, dal secondo tasto, la spostate indietro. Tutto quanto parte dal primo tasto. La bemolle diminuito. Voi ricordatevi che insomma, questi diminuiti assomigliano già un po' al sol, quindi quando state sul sol qui la stessa diteggiatura portatela qua sopra, aggiungete solo il mignolo sotto.
La maggiore, che è formato dal primo dito sul primo tasto della terza corda, e sul secondo dito sul secondo tasto della quarta corda. Poi la settima, basta togliere questo. E basta, poi abbiamo re, la, re. Importante impararsi gli accordi, portateli anche con lo strumming, quello giù, giù, su, su, giù, su, giù, giù, su, giù, su, giù, fate gli inizi. Ma Sol, La bemolle diminuito, La maggiore, La settima, Re, Re, La, Re, e anche qui va benissimo, ok? Pure piano piano impariamo anche a fare questo altro lavoro tecnico per lo strumming, cioè stoppate le corde e fate un su e giù. Io devo avere questo effetto. Facciamo prima su e giù corde mutate e poi un su e giù con l'accordo. Faccio l'esempio, tengo sempre il Sol maggiore per farvi sentire l'effetto. Usare pollice giù, indice in su, o usare anche solo l'indice, ok? Come lo stop in questo caso il Sol? Beh, devo trovarmi insomma dei metodi. In questo caso io appoggio, non premo, appoggio il mignolo sul resto delle corde, ok? Della tastiera. Settima, in questo caso non metto le altre dita, basta che alzo le dita e poi spingo, premo i tasti e suono. Ripeto. Matilda, Matilda, she gets me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, 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 she gets me money and run Venezuela. In alcuni punti, poi mi posso anche allargare con lo strumming, ok? Far suonare un po' di più le note. Thank you.
caso sul La e La settima mi sono allargato, usando lo strumming giù, giù, su, su, giù, su, ok? Posso farlo ovunque. Perché è già un pochettino pratico, o chi vuole provare, il re settima può prenderli, indice, barré, quinto tasto, secondo dito sul sesto tasto della terza corda, cerco questo lo metto sulla prima corda, sulla quarta corda. Un re maggiore anche. Basta che tolgo l'anulare e ho un re settima, gli altri dita rimangono uguali. Ci vediamo giovedì prossimo, ore 21, sempre alla casa del popolo.